mi prendo mai dei meriti, perché un uomo da solo non fa nulla, e questo deve essere chiaro. C'è una grande squadra, ci sono dei grandi ragazzi, siamo tutti nuovi, ma abbiamo tanta voglia di vincere quanta ne avete voi, veramente. Se fosse per noi, abbiamo un gap verso la Mercedes che è molto grande, lo sapete tutti. Quest'anno ce l'abbiamo messa tutta, veramente, ce la stiamo mettendo tutta per recuperare quel gap, e vi assicuro che non molliamo niente. Ma io sicuramente vorrei chiedere a Vettel come si mantiene la calma in certe circostanze, perché immagino che sia veramente difficile gestire la tensione prima di un Gran Premio così importante per lui, un primo Gran Premio d'Italia vestito di rosso, di ferrarista, quindi sicuramente vorrei chiedere questa cosa. L'anno scorso qua a Monza è andata male, ero lì in tribuna quando Alonso si è rotto il motore accostato. Non è una bella scena, vogliamo il podio. Spero, come ho detto prima, in un podio. Poi nella pioggia, anche se preferisco il sole come tifoso. Però vediamo, perché le Mercedes sono dure da battere. Sei qua per incontrare Vettel e Raikkonen, cosa vorresti chiedergli? Solo di vincere e basta. Solo di vincere, perché ci manca la vittoria di un mondiale e dobbiamo vincere per forza. La Mercedes è imprendibile, però facciamo il possibile. Sommerso dall'affetto dei tifosi della Ferrari, che cosa puoi dire a tutta questa gente che si è presentata qua anche sotto la pioggia? Sì, solo la Ferrari riesce a congregare tanta gente. È un evento bellissimo, è la prima volta in tanti anni che si fa un evento di questo genere, e sono molto contento di essere qua anche, sì, sotto la pioggia. Manca poco al semaforo verde, che cosa ti aspetta da questa gara? Non lo so, un po' in ottica come Spa penso sarà come prestazione, per cui vedremo. Il Gran Premio di Monza è storia per l'Italia e per noi comunque dell'Interland. Perderlo sarebbe sicuramente un duro colpo, anche perché poi sinceramente le alternative non saprei quale sarebbero. Formula 1 senza Monza non è Formula 1, non esiste. Questa è la storia della Formula 1, non si può cancellare. Dobbiamo fare di tutto per tenerlo. Non si può, è storia. Tifosi e cittadini ovviamente chiedono che il Gran Premio rimanga qua. Ma siamo in una fase sicuramente molto molto delicata, nessuno può dire che cosa accadrà. Certo, 2016 è confermato, ma sappiamo bene che il calendario della Formula 1 deve essere fatto entro la fine della stagione precedente, quindi entro quest'anno. Il confronto in questo momento è un confronto anche molto tattico, nel senso che quando c'è una negoziazione di un contratto ciascuno evidentemente cerca di tenersi un po' l'asso nella manica da giocare all'ultimo momento. Io confido che alla fine prevalga il buon senso, perché io non posso immaginare un campionato di Formula 1 senza il Gran Premio di Monza. Voglio anche dire che Ecclestone fa bene evidentemente a tutelare i suoi interessi, ma in qualche modo ci sono anche dei limiti che diventa difficile valicare, anche perché se lui può vendere il Gran Premio in tutto il mondo, nel Bahrain, come nel Qatar, laddove magari anche non ci sono spettatori, è grazie alla storia di Monza, di Monte Carlo, di Silverstone. E io ho una certezza che comunque vada domenica, ma io spero che vinca una macchina colorata di rosso. Beh, lo spettacolo che ci sarà sotto il podio sarà lo spettacolo della passione vera, quella genuina, ed è quello spettacolo, quello spot che poi Ecclestone può vendere nel mondo e acquisire così vantaggiosi contratti. Per questo credo che alla fine, pur con gli interessi economici in ballo, alla fine deve prevalere l'interesse più generale. L'interesse più generale non può considerare un Gran Premio di Formula 1 senza il circuito di Monza.
Un po' ce l'aspettavamo, però è bellissimo vedere così tanti fan. E spero che sia bello anche per loro che noi siamo qua. L'affetto dei tifosi Ferrari è conosciuto e rinomato in tutto il mondo. È dura contenere il calore dei piloti della Ferrari. Cioè io Kimi Raikkonen, che rimane fino a praticamente qualche secondo fa, oltre mezz'ora dopo la fine dell'evento, a fare autografi, non l'ho mai visto. Credo che ci sia un'area nuova in casa Ferrari, ma questo l'avevamo già notato. Questa sera si è rivelato in tutta la sua potenza questa nuova ondata di entusiasmo, io non so neanche come definirla. Senti Antonio, cosa si possono aspettare i tifosi Ferrari per la gara di domenica? È difficile dirlo, credo che sarà una gara come tutte quelle che abbiamo vissuto fino adesso, dove venerdì e sabato vedremo probabilmente delle Mercedes davanti, sabato da vedere se piove secondo me Sebastian può guadagnare qualche posizione perché è un fenomeno in quelle condizioni. E domenica, come al solito, bisogna vedere la partenza, bisogna vedere i primi giri, bisogna vedere le strategie, perché poi alla fine, da quello che abbiamo visto, sono veramente bravi a sfruttare tutte le occasioni.